Porro, alla fine sono guadagnano i soliti noti? No, secondo me su questo io non sono per niente d'accordo. I 60 miliardi, rispetto per i risparmiatori che hanno perso i loro soldi, però i 60 miliardi non sono stati dati alle banche, sono stati dati ai correntisti delle banche, perché vorrei spiegare ai risparmiatori che a casa ci ascoltano che i 60 miliardi sono stati dati dalle banche ai soliti noti, questo era il senso. Prego. Le banche prestano i soldi alle imprese, alle grandi imprese italiane, alle medie imprese italiane, li prestano molto meno agli italiani, e questo fa parte veramente di un problema dell'Italia che ci portiamo avanti da 40 anni, non è di oggi. Ma il tema fondamentale è che con questo bail-in che non vado a spiegare, il rischio è che se lo Stato non avesse dato quei 60 miliardi alle banche, avrebbero pagato i correntisti delle banche. Chiaro il concetto? Nicola. Con i correntisti delle banche, altro che quello che abbiamo visto, perché se non è Intesa che ha salvato la Popolare di Vicenza, è lo Stato, tutti i contribuenti italiani l'hanno salvato e si sono portati sulle loro spalle il salvataggio dei correntisti, di quelli che ci avevano i soldi in quelle banche. I correntisti non sono stati salvati. Poi, Nicola. L'altra cosa, e sto zitto, fatto che una commissione bancaria non è servita a nulla. Faccio una commissione bancaria se poi rinnovo il governatore della Banca d'Italia che dovrebbe controllare istituzionalmente le banche una settimana prima. Prendendo per i fondelli? Non è paragone Dio che controlliamo le banche, c'è un'autority di vigilanza e io rinnovo il capo dell'autority di vigilanza che non ha vigilato. Cioè una roba da fumetto. Mi chiedo come si può attribuire allora, Gianluigi, soltanto a una classe dirigente che magari non ci piace, del PD, degli ultimi anni, il casino fatto dalle banche negli ultimi 20. Voi stessi, quando governate le città, capite che purtroppo questo sistema lo dobbiamo rivoluzionare, ma non possiamo attribuire alla Boschi, per quanto ci stia antipatica e per quanto sia ragionevole. Prego, attribuito alla Boschi, però ce la ricordiamo benissimo le giustificazioni della Boschi. Cioè la Boschi diceva: io ho fatto quelle telefonate perché dovevo aiutare il mio territorio e dovevo aiutare le famiglie, i risparmiatori e gli imprenditori. Così non è, perché altrimenti la Boschi la lasci nel tuo territorio. Quindi vuol dire che quel meccanismo che purtroppo con la banca aveva a che fare è saltato sotto gli occhi di tutti. Io non me la prendo soltanto con la classe dirigente del Partito Democratico, è un sistema, intanto un sistema di vigilanza che è saltato per aria, un sistema che è un grumo dove c'è dentro anche la cosiddetta società civile, perché Zonin è l'espressione della società civile, non è che è un'espressione della classe politica, e anche noi giornalisti, perché quanto poco abbiamo parlato in televisione di banche e di sistemi bancari. Ma guarda a vedere quelli che collaboravano per quei giornali, i giornaletti delle banche, cognomi dei giornalisti, appunto. Gianluigi. Lo so, guarda, ho fatto trasmissione, ho scritto un libro su questo e in un certo senso credo di aver capito che certi fili non vanno toccati.